Ciao carissimi, oggi vi farò vedere un bel po' di clip che ho registrato ad Adria. Vedrete drift, reazioni di ragazze su un'auto che guidavo in pista e poi mi vedrete sbronzinare un SR20 DET che aveva avuto problemi già dal mattino. Buona visione. Nico, guarda, the Carmageddon. RB25, 400 cavalli. Sì, più o meno a 0,8, sì, dai. Perfetto. Trazione posteriore, differenziale saldato. Scoppia niente. E bang, perfetto. Oh sì. Madonna. Sì. Spettacolo! Guarda che angolo! Guarda, 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 guarda! Sì! Vai tutta c***o! Sì! Mangio, esplodi queste gomme! Madonna! Che bomba, sì! Trattale male! Spettacolo! Yes, bro! Finita la gomma, purtroppo! Finita la gomma! Bomba, c***o! Spettacolo! Bellissimo, bellissimo, spettacolo. Giro con Spavald e Noisy. Sì, lo tengo. Passion, Spavald, me contro Dance. Sta cascato un fatta insight a 200 all'ora. Raga, annientiamoli. Io non mi preoccupo di lui. La radio, Passion, la radio. Mi preoccupo di lui. La radio? Non pensavo fosse così stretta. E qua? Cincanna, sinistra destra. No, io come la sento copilota. Sinistra destra, chiudi e scivola. Sinistra destra, chiudi e scivola. Sarà ovviamente sulla cintura. Ma non è la cintura? Challenge per noi, sì. Metti la cintura mentre mentre si va in pista. Dio sotto sterzo. Guarda Dennis. Guarda che sono stato a perdere. Percola che se stai con tutto lo sterzo chiuso non apre il gas. Sì, per forza, sennò sottosterzerebbe. Bella questa. Bella. Io sento Noisy dietro che fa. Che vola. Non riesco, sì. Vedi che sensazione brutta che mi ha dato. Mi sono girato un attimo. Ho detto sono morto. Ho detto mi sono incappottato. Eccola, e se ne è morto. Non lo lasciamo scappare. Madonna, mi sono visto mezzo intraversato. Sì, pretende, tende a intraversare. Sì. Se freni forte, il posteriore si alleggerisce un sacco. Però ci sono un sacco di controlli. Ho visto che lui fa una linea diversa. Allora, aspetta un attimo che capiamo come spannare qua, perché sennò non vediamo più un c***o, raga. Ma quello è bello, poi... Guarda, 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 guarda adesso! Oh! Raga, non vedo un c***o! Sì, i birilli, no, però. Oh. Come c***o si apre qua? Tiriamo su! Oddio, aria! Posso mettermi al centro? Ma che cazzo... Allora, front? Come c***o si usa sta roba? Comunque, secondo me ci conviene togliere da qua, sì, ma c'entra dentro. Ah, già sta girando? Non li ho presi, no? No, non li ho presi. No, no. Ok. Sì, comunque queste gomme sono una bomba, Sì. Porca p***a. Giro con ragazze immagine. Ciao! Ciao, ragazzi. Posso riprendervi? Certo. Ah, ok. No, se io chiudo sempre, mica che mi denuncia qualcuno. E se avete caldo, ditemelo, Che abbasso. Dobbiamo mettere le cinture, immagino. Conviene, sì. Vado? Vai. Vediamo se riusciamo anche a prendere Sin. Bella sta macchina, oh! Ma che non mi lasciano in pace! Tutti i giorni mi chiamano!
Sento le gomme che incominciano ad essere un po' caldine. Bella però, no? Sì, tiene tantissimo. Sì. Ah, siamo anche in riserva, perfetto. Bravissimo. È bella però, eh. Bella, grande, sì. Eccoci. Ciao, complimentoni. Ti ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Ti ringrazio anche voi. Un saluto. Ciao. Ok, ora proviamo la S13 di MC Import per capire che problemi abbia. Vorrei fare un appunto su quest'auto. Matteo, il fondatore di MC Import, l'ha comprata a bassissimo prezzo, non per rivenderla ma per sfruttarla in pista. Giustamente ha qualche problema, se no non sarebbe costata così poco. Ovviamente quelle che vende non sono in queste condizioni. Avete visto quelle che ho provato insieme a lui, come la R33 o la RX7. C'è il differenziale saldato? Sì. Si sente, eh? Siamo qua con Alberto, vediamo se la macchina funziona. Ci incollerà? Ok. Grazie mille. Ah, subito così? Allora, Alberto, non l'hai mai guidata, mi raccomando. Potenziometro. Potenziometro? Bene, quindi abbiamo già capito qual è il danno. Dopo qualche ritocco per farla andare, abbiamo ritentato sfondandola. Se il freno diventa duro, usciamo subito. Ma non ha potenza. Lo vedi? Vabbè, se ho 2000 tiri. Eh no, ma non va su. Ok. Ho un po' di lag. Ciao, amico, un po' di lag. Porca puttana. È difficilissima, cazzo! Ah, si è spenta! No! Non frena più! Non frena più? Zero! Siamo nella merda! Dove spingere fuori? Non frenava neanche più! Ma dai! Siamo riusciti a fare due giri! E neanche partiva, cazzo! Ehi! È morta! Gli spento il motore! Zero! No, ma non gira neanche! Non... No, adesso è saltato il fusibile perché... Ah, sì? Beh, l'importante è che non prende fuoco! Spingiamo! Si è spenta di colpo. Fusibile. È saltato ancora il fusibile. Aveva tantissimo turbo lag, cioè non entrava il turbo, poi dopo un po' entrava. Okay. E poi dopo spenta totale. Cioè, frizione gas a paletta. Oh! Non abbiamo corrente giusta. Incredibile. Come vi ho annunciato, questa S13 swappata SR20 è stata comprata apposta per farci drift, quindi costava poco ed era messa così e così. Si accendeva, il problema è che forse aveva qualcosa di elettrico che non andava bene. Matteo voleva essere presente ad Adria e quindi si è fatto da Como fino ad Adria a 80 all'ora con questa macchina sul carrello. Ed era venuto proprio perché voleva che la provassi. Già nella mattinata dava qualche problema, continuava a bruciare un fusibile. Alberto, che era venuto anche lui all'evento, fortunatamente appunto era lì e ci ha dato una mano a farla ripartire, a capire un po' quale fosse il problema. Si pensava fosse il potenziometro, non si sa bene ancora, o perlomeno io non lo so, magari Alberto l'ha già smontata e ha già capito qual è il problema. Fatto sta che se questo SR20 doveva rompersi, tra i tre si è rotta in mano mia. Mi spiace molto per Matteo. E adesso la macchina appunto è da Alberto, quindi ha un altro SR20 da sistemare. Il mio SR20, come sapete, è già pronto, finito, chiuso, anche cablato, è tutto perfetto. Avete visto forse le immagini su Instagram, se non mi seguete fatelo.
passione motori. Manca solamente la frizione che stiamo attendendo da Italian RP, un'azienda che la sta producendo sulla base della frizione 6 marce. Alberto gli ha mandato la frizione 6 marce, loro ne stanno facendo una adatta ovviamente alle prestazioni che avrà adesso il motore, quindi in rame eccetera eccetera, e la stanno facendo su misura, cioè prendendo quella la rifanno uguale, perché loro non producono questo genere di frizioni. Il problema è che è passato oltre un mese, cioè io potrei avere la mia S15 in mano da un mese ormai, invece non ce l'ho perché manca solo la frizione. Adesso si è messo anche questo problema del coronavirus, quindi tutti i corrieri sono fermi. Infatti io sto aspettando una cosettina per l'Abarth che non vi dico. L'assetto dell'Abarth già tutto comprato, sto solo aspettando che arrivi. E la frizione a quanto pare dovrebbe essere finita, ma non c'è nessuno che invii il volano a Italian RP che mette insieme alla frizione che lui ha creato per spedircelo, almeno così mi hanno detto. Io spero che sia vero, che non mi stiano continuando a prolungare, perché veramente siamo in ritardissimo, cioè un mese e mezzo per fare una frizione e non è ancora pronta, quindi non lo so quanto mancherà ancora. Va bene, spero che questo video vi abbia divertito. Purtroppo, a quanto sembra, abbiamo sbronzinato la SR20 di Matteo, ma tornerà anche la sua più arrabbiata di prima, dopo essere passata nelle mani di Alberto sicuramente. Grazie della visione ragazzi, mi raccomando, importantissimo, seguitemi su Twitch, Passione Motori Live, perché adesso investirò molto del mio tempo lì, quasi una live al giorno, un giorno sì, un giorno no, ma non solo gameplay, anzi vita vera, giri in macchina, in Silvia o altro, raduni e poi ovviamente anche allenamento sul simulatore da drift eccetera eccetera. Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà giovedì, probabilmente sì. Bella. The beat, let's party.